Lecco Albinone F si sfidano a Riga Monti due squadre che non attraversano un periodo per così dire positivo nel campionato di Serie C, mancano entrambe da circa due mesi. L'appuntamento con la vittoria, tre punti pesantissimi. In palio dunque sul sintetico dello stadio comunale Riga Monti di Lecco. Alle formazioni di Zironelli e quella di Marcolini dirige il signor Federico Fontani di Siena. Un match molto importante per gli equilibri di classifica e non solo, anche per gli equilibri interni alle due formazioni. Primo pallone giocato dall'Ecco, perso subito l'Albino Leff, che allora prova a ripartire, poi siamo al quarto minuto, una serie di colpi di testa, poi Giorgione, si ritrova lì il pallone, prova subito la conclusione, Ravasio, alta sopra la porta di Pissardo. Poi l'eco dall'altra parte con Masini, Zeliak. Pallone di ritorno per il 27 che prova ad andare sul fondo a mettere dentro il pallone, Mastroiani viene anticipato da Rossi, se la cava la difesa dell'AlbinoLeffe. Avvio di partita scoppiettante, dall'altra parte Giorgione in progressione, va via ad Enrici che non lo ferma, Giorgione prova la conclusione che sfiora il palo Pissardo la tocca con i guantoni non c'è la segnalazione del guardaninja che non concede dunque il corner ma Pissardo qui sulla bella conclusione di Giorgione ci mette le dita. Enricci si fa saltare ancora da Giorgione che mette dentro il pallone. L'appuntamento è per Galeandro che arriva puntuale con il gol del vantaggio dell'Albino Leffe al 26esimo. In classe 2000 Alessandro Galeandro porta in vantaggio gli ospiti ma sulla lancio lungo Enrici qui rivedibile nel tentativo di contrastare Giorgione. Poi l'esperienza del capitano che riesce a rigiocare e a ripulire questo pallone che sembrava destinato sul fondo. Galeandro bravo a tagliare il campo, immobile però la difesa dell'Ecco. Come spesso accaduto in stagione si lamentano per un fallo che però non c'è i giocatori dell'Ecco. Giorgione la mette dentro prima che la palla probabilmente abbia varcato la linea di fondo. Galeandro a 1-0 per l'Albino Leffe. Immobile la retroguardia dell'Eco, colpevole, si va nella ripresa. Non succede più nient'altro. Morosini e Petrovic cambiano la partita. Morosini, la parata di Rossi, che non la trattiene. Poi la sua difesa a sbrogliare. Grande impatto di Morosini e Petrovic che entrano al posto di Mastroianni e Merli. Sala. Passa a 4 il Leco con un centrocampista in più e ne trae giovamento. Poi va fino in fondo Poletti il destro alto in curva nord. Ma bella l'azione inarrestabile del 21. L'eco che però ancora una volta tradisce le proprie fragilità difensive. Poi Lora, la conclusione murata. Dall'altra parte c'è Masini, azione tambureggiante al 52esimo dell'eco che nel suo momento migliore dentro il pallone. Poi viene steso Petrovic. L'arbitro non ha dubbi e va a concedere il calcio di rigore. Rivediamo il fallo netto, pestone, rifilato da Nichetti a Petrovic. Dal dischetto, Iocolano, una mezza finta e il gol del pareggio per il Lecco. Simone Iocolano al terzo centro in stagione, implacabile dagli 11 metri. Suona la carica al 53 ⁇ per i suoi. E il Lecco ci crede? È un altro Lecco comunque quello nella ripresa a Rigamonti contro l'Albino Leffe. Squadra di Zironelli, ridisegnata dall'allenatore in campo, con nuovi uomini alzatisi dalla panchina. Tordini dentro, parole per Zambataro che salta un uomo e va fino in fondo con il mancino per il 2 1. Lecco Zambataro, il la ribalta nel giro di due minuti. Zambataro, grande però la giocata di Tordini, che tornava a titolare dopo l'infortunio, dopo aver assaporato il campo nelle ultime due partite, finta il tiro a giro, poi grande palla in verticale. E Zambataro va fino in fondo poi con il diagonale mancino, non da scampo a Rossi. Lecco la ribalta in due minuti. E passa a condurre Lora, 68esimo. Tordini prova la conclusione con il sinistro. Viene Murato. Poi ancora Zambataro. Se la comoda sul destro, e non va lontano dalla porta di Rossi. Scatenato Zambataro in questa fase centrale della ripresa. Calcio di punizione all'84esimo. Giorgione la respinta di Pissardo. E poi arriva Zoma che è entrato dalla panchina e fa il 2 2 all'85esimo. Succede di tutto alla riga Monti l'esultanza dei giocatori dell'Albino Leffe rivediamo Giorgione la batte insidiosa la palla passa sotto una selva di gambe Pissardo si oppone come può con lo stinco ma poi sulla seconda palla sempre i giocatori dell'Albino Leffe in anticipo e Zoma la scaraventa sotto la traversa immobili Morosini non può nulla qui i giocatori dell'Ecco Zoma fa 2 a 2 85esimo tutto da rifare per il l'Ecco che l'aveva ribaltata ci crede l'Albino Leffe 92esimo dal calcio d'angolo che chiude il terzo dei tre minuti di recupero, il contropiede dell'Albino Leffe, Zoma lo spinge lui, Purro non lo abbatte e Zoma trafigge Pissardo per il 3-2 clamoroso a riga Ceppi. l'Albino Leffe che l'aveva vista perdere, ribaltare dall'ecco, a sua volta nei minuti di recupero la riprende con Zoma che sigla la sua personale doppietta, Purro qui, non spende il cartellino rosso e allora Zoma va fino in fondo e dà tre punti alla squadra aerobica. 3-2 per l'Albino Leffe in una domenica sera letale per il lecco, per le ambizioni della squadra di Zironelli e chissà forse anche per la sua panchina. Finisce così, 3-2 per i Bergamaschi, rabbia e scoramento in Casa Blu Celeste.